Ti chiedo scusa, soltanto una richiesta. Abbiamo parlato dell'articolo 37 del nostro statuto, no? E sappiamo che l'articolo 37 in effetti non parla delle CISA per la quale c'è la riserva di legge. Io mi chiedo per quale motivo da tanti anni ancora non sia stata fatta quella convenzione, quell'accordo tra l'assessore alle finanze e il ministro dell'economia, per poter realizzare non quella parte che riguarda le CISA, per le quali ci sono anche problemi europei, lo sappiamo benissimo, ma quella che riguarda per rivendicare quelli che sono i tributi, come giustamente ha detto lei, onorevole Scimino, che riguardano aziende che producono in Sicilia ma hanno sede fuori dalla Sicilia. Mi pare che questo qua sia una questione della quale è stata assolutamente trascurata. E mi pare che a prescindere dalle CISA, questi tributi, mi riferisco a IVA, mi riferisco a imposte dirette, pensate all'IVA per esempio. Noi praticamente l'IVA non la versiamo all'erario, sì, teoricamente lo sappiamo che c'è quella che si versa, quella che i contribuenti versano in Sicilia va al nostro erario, ma noi dobbiamo pensare a tutta l'IVA che viene versata ai nostri fornitori, i quali evidentemente forniscono le materie prime e quindi chiaramente rappresentano una grossa fetta della nostra produzione ed è IVA che chiaramente verrà versata in tutte le altre regioni diverse dalla Sicilia, cosa che invece non accadrebbe se quel benedetto articolo 37 venisse effettivamente applicato. Io questo qua vorrei chiederlo. Su questo io come modestissimo collaboratore, modestissimo collaboratore, umilissimo collaboratore, di cui mi onoro comunque essere del Quotidiano Sicilia, una volta l'ho pure scritto, però una risposta non mi è mai arrivata, principalmente alla politica, evidentemente. Posso, con l'occasione, Certo. visto che mi dà l'opportunità. Io tra l'altro sono il garante del contribuente per la Ah, Sicilia. questa iniziativa, questa iniziativa devo dire, no, questa iniziativa dell'articolo 37 nella passata legislatura in parte è andata avanti, ma si è bloccata ed è attualmente bloccata in commissione paritetica perché nel trasferimento dell'applicazione di questa norma, allora il ministro Tremonti ha voluto inserire che le risorse venivano trasferite conseguentemente ad ulteriori funzioni. Quindi di fatto c'era nuovamente il trucco, cioè ti diamo ulteriori personale come le scuole statali e via dicendo, non ti diamo i soldi e ti prendi il personale. Siccome la Sicilia non può più sostenere iniziative di questo genere, di avere competenze, di avere personale, ma non avere le risorse, questa è un'iniziativa ancora in discussione in commissione paritetica per questi Ma lo argomenti. statuto non lo dice però questo, quello che diceva Tremonti. E no, infatti. Bene, un'ultima cosa soltanto, chiedo scusa. Per quanto riguarda l'etica, ecco, io volevo dire, io mi occupo evidentemente dell'ambito fiscale, e secondo me l'etica, proprio perché l'etica è carente, evidentemente c'è stato bisogno di introdurre lo statuto dei diritti del contribuente. Proprio perché l'etica è carente, c'è stato bisogno di prevedere la carta dei contribuenti presso ogni comune, ogni regione. Proprio per questo motivo, non solo, proprio perché addirittura lo statuto dei contribuenti è stato concepito in maniera così precaria, perché sappiamo che è violabilissimo, perché non ha rango costituzionale, ed è violato costantemente, principalmente dal legislatore, proprio per questo motivo, evidentemente, l'etica chiaramente subisce dei gravi, dei gravi, dei gravi. E proprio per questo motivo c'è stato bisogno addirittura di prevedere un organo, il garante del contribuente, il quale dovrebbe tutelare proprio la correttezza e il giusto equilibrio di tutta l'amministrazione finanziaria. Garante del contribuente, peraltro, che come sappiamo, visto che evidentemente viene violato lo statuto, viene violato anche il garante del contribuente, perché sappiamo tutti che lo volevano completamente non sopprimere perché sarebbe stato eclatante, ma quantomeno renderlo assolutamente inoperativo, affidando le sue funzioni al presidente della commissione tributaria regionale, i quali il presidente delle commissioni tributarie regionali ha detto: ma che fa, scherziamo, siamo magistrati, svolgiamo un'attività giurisdizionale. Ci sono tantissimi problemi, intanto quello costituzionale perché non possiamo accumulare attività giurisdizionale amministrativa, ma poi non abbiamo il tempo di farlo. E quindi ci hanno lasciato, però spending review
ci hanno ridotto il compenso al 50%. Questo è veramente un dettaglio, assolutamente un dettaglio, lo dico con tutto il cuore, non è questo qua il problema, grazie a Dio, anche perché siamo pure pensionati, siamo dirigenti e quindi sarebbe assurdo che io mi lamentassi. Però evidentemente questo qua dimostra la pochissima attenzione verso la pubblica amministrazione che funziona e, perdonatemi, verso l'etica. Grazie, scusate.